La duchessa del Sussex ha scavato più a fondo nelle etichette spesso appuntate sulle donne di colore nel suo ultimo episodio del podcast Archetype. Meghan Markle ha incontrato l'attrice e scrittrice Issa Rae per l'ultimo episodio del suo podcast Spotify, Archetype. Durante la loro conversazione le due donne hanno discusso delle etichette spesso appuntate sulle donne di colore. Collegandosi attraverso le loro vite a Los Angeles e le loro esperienze nell'industria dell'intrattenimento. Issa ha parlato di come è stata etichettata sul posto di lavoro, spiegando che un collega l'aveva descritta come particolare schizzinosa o che le piaceva le cose fatte in un certo modo, qualcosa a cui Meghan si riferiva. Mentre la duchessa ha ammesso di essere particolare, ha rivelato come spesso si ritrovi a accovacciarsi e ad andare in punta di piedi in una stanza, spiegando che la sua voce cambia per sembrare meno esigente. Ha spiegato: la cosa che trovo più imbarazzante è quando dici una frase ma l'intonazione sale come se fosse una domanda. Sei tipo: oh mio Dio, fermati, smettila di sussurrare e di girarci intorno in punta di piedi. Di solo di cosa hai bisogno. Puoi impostare un confine che puoi essere libero. Non ti rende esigente, non ti rende difficile. Ti rende chiaro. Issa ha aggiunto: è solo un altro modo per nascondersi dal tuo potere, la scrittrice, il cui spettacolo Insecure è stato descritto da Meghan come un capolavoro, ha continuato a confessare che in certi momenti non si sente autorizzata ad essere arrabbiata. Ha detto: non posso perdere la calma, non posso farlo, soprattutto come donna di colore, ma anche solo come personaggio pubblico ora. Le persone cercano modi per giustificare la loro percezione di te.